Le strategie del turismo marchigiano sono state delineate a Sirolo dal presidente della regione Gianmario Spacca, invitato dall'associazione Riviera del Conero, il servizio di Paolo Marconi. Le marche hanno saputo interpretare prima degli altri i nuovi scenari del turismo. È orgogliosa la considerazione con cui il presidente della regione, Giammario Spacca, inquadra la situazione, parlando anche in veste di assessore al turismo, davanti agli operatori radunati dall'Associazione Turistica Riviera del Conero per un confronto sulle strategie del settore. Nelle difficoltà, ha aggiunto Spacca, siamo stati in grado di affrontare con coraggio la realtà, imboccando con energia la strada dell'apertura internazionale per fare del turismo rivolismo il nuovo motore di crescita delle Marche è quindi una forza e una speranza soprattutto per i nostri giovani. La regione ha poi detto il presidente sta attuando un salto di paradigma, accompagnare il profilo manifatturiero tradizionale delle Marche con un nuovo motore di sviluppo legato al turismo, all'ambiente, alla cultura. È una strada che punta a creare nuova occupazione, soprattutto giovanile. A questo proposito Spacca ha citato l'obiettivo che la giunta regionale si è data, quintuplicare l'incidenza del turismo sul PIL marchigiano, così da allineare la regione alla media nazionale. Abbiamo tutte le potenzialità per recentrarlo, ha aggiunto il presidente, tracciando le linee su cui intervenire. Crescita qualitativa, potenziamento della presenza sul mercato internazionale, soprattutto nelle aree a maggior valore aggiunto, utilizzo sempre più forte del web. Per fare questo, ha concluso Spacca, abbiamo abbandonato le logiche di tipo localistico, presentando sul mercato un solo marchio, il brand marche, l'unico in grado di creare la massa critica necessaria per imporci a livello internazionale.